Una buona serata a tutti dal Palestra di Siena, dove si è alzato il coro della verbena. Vince lo Sherry 87-84. Buonasera a tutti, ben ritrovati come ogni lunedì sera su Canale 3 Toscana ad un nuovo appuntamento con Basket Time. Brutte notizie purtroppo per la Menzana: la Unsharing è stata sconfitta sabato sera nell'anticipo al Palasclavo dalla Bertram di Tortona, 77-76 il punteggio finale. È la quinta sconfitta nelle ultime sei partite per la squadra biancoverde, la terza casalinga nell'intera stagione. Biancoverdi che rimangono al quart'ultimo posto in classifica, però purtroppo si vedono avvicinare proprio da Tortona, che adesso è distante solamente tre lunghezze dalla Menzana. Di questo e di altro, perché c'è stato un finale abbastanza convulso della gara, avremo modo di parlare nel corso della trasmissione, che come sempre conduco assieme a Mauro Bindi. Buonasera, ciao a te, Mauro. Buonasera a tutti. E poi presentiamo l'ospite, Arcangelo Galasso, addetto agli arbitri della Unsharing Menzana Basket. Buonasera. Buonasera a tutti. E poi è venuto a trovarci, anzi è tornato a trovarci, il nostro Tommaso Mandriani. Buonasera Matteo, buonasera a tutti. Allora Mauro, due parole dell'episodio arbitrale, lo dico subito, ne parliamo nella seconda parte perché approfondiremo molto quel fallo, non fallo, a mio avviso fallo, che probabilmente rischia di compromettere, almeno in questo momento, la stagione della Menzana. Però al netto di quello, non è facile dirlo perché poi cambia fra il giorno e la notte, un fallo dato o non dato, che partita è stata, Mauro? Ma tutto sommato è stata una partita intensa, secondo me anche ben giocata da due squadre che arrivavano da momenti abbastanza diversi, nel senso Tortona ha invertito completamente la propria inerzia, ha inserito due giocatori come Lideca e Pablo Bertone, e indubbiamente ha cambiato totalmente fisionomia, e l'abbiamo visto purtroppo a nostre spese, perché se consideriamo che nei primi minuti i primi sei punti, se non vado errato, sono stati segnati tutti dai nuovi arrivati, che poi progressivamente addirittura mi sembra erano 18 su 40 alla fine del primo tempo, e progressivamente Bertone è stato proprio la spina del fianco sempre nella difesa senese, possiamo dire che questi due giocatori hanno cambiato veramente anche le sorti di questa gara, al di là del risultato del canestro finale di un giocatore come Brad Blizzard, che purtroppo conosciamo abbastanza bene e al quale bisogna dire come prima cosa non doveva essere permesso quel tiro da tre punti che ha sancito poi la fine, al di là poi dell'episodio arbitrale. Però una partita è tutto sommato, la Menzana ha sempre inseguito il punteggio al di là dell'inizio che l'aveva vista avanti anche di 5 punti, però una partita dove Tortona ha fatto vedere veramente che è una squadra quella che ci aspettavamo dall'inizio, cioè una squadra che è incapace di imporre sia in attacco che in difesa la sua dimensione. Per questo motivo il giudizio mio personalissimo, la partita della Menzana è stata una buona partita, si sono viste ovvio anche dei momenti di difficoltà, come sicuramente è successo negli ultimi possessi, dove non abbiamo brillato per sicurezza e soprattutto come scelte in tanti momenti, però il canestro per esempio di Moraes da tre punti aveva sancito una quasi vittoria della Menzana, peccato per quello che è successo nell'ultima azione, ripeto, qualche errore secondo me grave, quello di non aver fatto in qualche maniera fallo prima di arrivare al tiro a tre punti, ma sappiamo le partite poi si giocano molto bene quando si parla, quando siamo sul campo è tutto molto diverso, per cui onore a Tortona che ha giocato molto bene e che sicuramente da qui prende il via per un altro campionato, però diciamo un plauso anche alla Menzana perché ha giocato sicuramente una buona partita. Arcangelo, probabilmente partita condizionata soprattutto nella prima frazione dalle percentuali nel tiro pesante abbastanza negative, poi sono cresciute, sappiamo bene che la Menzana è una squadra che anche proprio per come è stata costruita dipende molto dal tiro da tre punti. Sì, diciamo che l'analisi fatta da Mauro è correttissima, noi siamo partiti male al tiro. È una squadra costruita per tirare da fuori, e si sa, quindi chiaramente se scendono le percentuali dal tiro
poi siamo chiamati a rincorrere o comunque a fare molta fatica. Ciò nonostante siamo rimasti sempre aggrappati alla partita, ha fatto sì che siamo arrivati alle battute finali punto a punto, e non dimentichiamo che Tortona era partita con i favori dei pronostici all'inizio del campionato, e quindi è una squadra sicuramente temibile, e con la finestra ora recente di gennaio sicuramente ha cambiato pelle, ha cambiato faccia, ha inserito due giocatori di livello che hanno fatto un'ottima partita, chiaramente che si va a sommare a giocatori già esistenti prima, e quindi chiaramente da quel punto di vista poi non è stato facile giocarci contro. Però nonostante quello la bravura della squadra è stata rimanere aggrappata alla partita. Senti, c'era un po' di scoramento immagino a fine partita, perché situazioni del genere nelle quali giochi, come abbiamo detto, sostanzialmente una buona partita e poi non riesci a portarla a casa per uno o due episodi, probabilmente visto anche quello che c'è stato nelle settimane precedenti, l'ho detto, la quinta sconfitta nelle ultime sei giornate, un po' ti condizionano. Sì, è un momento non positivo, sappiamo anche i motivi. Comunque è un campionato diviso in due fasi, la prima fase molto bene, la seconda veniamo da quattro sconfitte su cinque partite, però è anche vero che con Agrigento la risposta c'è stata ed era quella che doveva esserci. Il fatto di aver perso per episodi finali dispiace ancora di più, però dal canto proprio bisogna anche dimostrare a tutta una città che ovviamente la squadra c'è, la squadra combatte, non molla mai, e questa è veramente la caratteristica di questa squadra, ed è un gruppo che si impegna con sacrificio e lo vediamo partita in partita. Sicuramente lo scoramento alla fine c'è stato, e il fatto dell'episodio finale non possiamo nasconderci che ha pesato in un poco. C'è stato un altro episodio, Tommaso, al di là, ripeto, del mancato fischio arbitrale del quale parleremo, un altro episodio che poi sul risultato è quello che ha pesato, ovvero il canestro da tre punti di Blizzard, una situazione della quale ne ha parlato anche Moretti nel post partita. Probabilmente era stata preparata bene la difesa, però si sono scontrati due giocatori menzanini che dovevano andare in quella zona di parquet, insomma se lasci un metro a Brett Blizzard è finita. Sì, lì purtroppo si è trattato di una situazione, mi sento di dire, fortuita, perché si vede proprio chiaramente dalle immagini che proprio Ranuzzi rimane bloccato da Packer, che nel tentativo di seguire il suo uomo gli sbarra la strada quell'attimo di secondo che poi permette a un giocatore come Blizzard di segnare praticamente quasi sempre in quelle circostanze. Ovviamente sono cose che possono capitare, purtroppo in questo caso sono costate carissimo alla Menzana. Senti, c'è stata in queste ultime due settimane, forse tre settimane, stiamo vedendo, parliamo anche di cose positive ovviamente, una crescita importante di Tommaso Marino. Tommaso Marino che abbiamo avuto la scorsa settimana e che probabilmente, come si dice, si è tolto un po' la scimmia di dosso, no? Soprattutto nelle partite casalinghe. Io credo che quella di sabato scorso sia stata probabilmente la sua miglior prestazione in assoluto. Sì, Marino ha giocato una partita super, mi sento di dire fin dal primo tempo, anche se ho letto da svariate parti di un suo grande secondo tempo. Sì, è vero da un punto di vista realizzativo, ma nel primo tempo ha smazzato una serie di fra assist poi andati a referto, assist potenziali che non si sono concretizzati perché tanti suoi compagni hanno tirato piedi per terra con spazio, tiri che sono usciti, tiri che di solito magari vanno dentro, e anche assist secondari, perché anche la tripla di Rice di cui parlavate è stata generata da un suo movimento, da una sua azione che poi da un suo scarico poi su, se non mi sbaglio, Packer, che poi dopo l'ha data a Morais. Quindi un giocatore veramente determinante con i passaggi, con le penetrazioni, con tiri da tre punti, ce ne ricordiamo uno molto pesante, con anche la conquista di diversi liberi anch'essi pesanti. Morais come Marino, diciamo Morais perché mi vengono in mente insieme, sono stati decisivi anche perché proprio coach Moretti l'aveva preparata proprio cercando di in qualche modo esporre un giocatore molto forte ma un po' pesante, magari non così mobile come l'Ideca, all'uno contro uno con gli esterni senesi, e spesso e volentieri è finito contro Marino, contro Morais, e poi abbiamo visto quello che è successo dopo. Allora, andiamo a sentire quello che ha detto a fine partita proprio il coach della Unsharing Menzana, Paolo Moretti.
Siamo i nostri abbonati, i nostri tifosi, mi sa che dovranno assumere un cardiologo come me, perché insomma li stiamo abituando a dei finali particolarmente emozionanti. Questo ci ha detto male, ma vorrei partire dal primo tempo, nel senso che noi nel primo tempo abbiamo giocato, secondo me, una partita offensivamente molto molto buona, eccellente. Abbiamo costruito buoni tiri, avevamo preparato la partita ad attaccare Tortona in una certa maniera, e io credo abbiamo fatto 6 su 21 al tiro da 3 punti, ma costruendo 21 tiri aperti in qualche occasione stra aperti. E io credo che alla fine l'economia delle nostre percentuali in quel primo tempo abbiano inciso non poco su questa partita. Avessimo finito sopra di 10 segnando 3 tiri in più aperti di quelli che abbiamo costruito, non credo sarebbe stato niente di sorprendente per quello che abbiamo prodotto. In difesa è vero che abbiamo commesso un paio di errori, 2 o 3 palle perse terminali che hanno concesso punti facili ai nostri avversari e quindi fiducia. Però, ripeto, se finiva 50-40, non credo che sarebbe stato, per quello che è stato, che abbiamo messo in campo, non era assolutamente peregrino. E quindi probabilmente staremmo qua a raccontare un altro finale e un'altra partita. Poi però dal secondo tempo in avanti, insomma dall'intervallo in poi, la partita è vissuta come poi all'inizio, sul filo dell'equilibrio, e quando si gioca questo tipo di partite gli episodi fanno la differenza. E ecco, tra virgolette direi che le percentuali al tiro da 3 punti questa sera ci hanno condannato, in altre gare ci hanno premiato, e quindi per quello che avevamo costruito, secondo me, non meritavamo di vincere, come d'altronde anche Tortona, che ha fatto una buona gara. Quindi niente da rimproverare ai miei ragazzi nella maniera più assoluta. È stato commesso un errore, abbiamo fatto un errore. La pallacanestro e la vita è fatta anche di questi episodi. Noi di là abbiamo costruito un tiro che, se devo scegliere un tiro della mia squadra, è in avvicinamento di mano destra di Carlos Moraes, e purtroppo ha flippato sul ferro e uscita. E di là loro, devo dire, ha tirato con il loro miglior tiratore da 3 punti aperto, perché abbiamo commesso un errore. Io ripeto, al 40esimo un errore non posso che perdonarlo ai miei giocatori. È stata una grave mancanza, ma ci sta. È chiaro che noi siamo una squadra che apre il campo con i lunghi e tende a stringere con gli esterni. Quando Carlos attacca, tendenzialmente trova sempre la difesa molto collassata, e questo non sempre fa creare poi ai nostri giocatori dei passaggi puliti e aperti sul perimetro. Però ripeto, alla fine abbiamo trovato forse il tiro più pulito, è quello che poi è uscito con Carlos. Ma la tua lettura è giusta, abbiamo fatto una partita dispendiosa, di sacrificio. Poletti alla fine ha giocato tanto e devo ringraziarlo, perché non era nelle migliori condizioni dal punto di vista della tenuta, perché ha fatto solo un allenamento giovedì. Allora, permettetemi intanto un ringraziamento alla nostra regia e ai nostri tecnici, che come sempre lunedì mattina riescono a montare le azioni su quello che magari stava dicendo Moretti. Da questo punto di vista il loro contributo è sempre preziosissimo. Un'occhiata ai risultati di questa giornata: era la prima giornata del girone di ritorno. Cassino che ha fatto la sorpresa, battendo, non una bella sorpresa, anche per noi, 92-86 la Virtus Roma, con l'esordio di Mike Hall. Attenzione a Cassino, perché probabilmente ha qualche carta in più da giocare per risalire la china. L'altra romana, la Leonis, ha perso 63-84 contro Trapoli, anche questo non un bel risultato. Casale che va a vincere a Latina, 101-86, la sconfitta della Menzana, come detto, 76-77 contro Ortona. Bergamo batte Scafati 89-74, Capodorlando nettamente su Agri
Agrigento nel derby siciliano 82-55, Treviglio passa a Legnano 87-75 e poi la prossima avversaria Rieti che passa a Biella 85-83. La classifica in vetta c'è Bergamo a questo punto da sola con 24 punti, inseguita dalla Virtus Roma. Rieti prossima avversaria Latina, avversaria a breve giro a 20 punti come capo d'Orlando, poi Biella, Casale Monferrato a 18, Treviglio a 16 come del resto Trapani, Eurobasket e Agrigento, Scafati a 14, la Menzana a 13. La cosa preoccupante, lo abbiamo detto, è che la Bertram Tortona, della quale per mesi e mesi abbiamo detto prima o poi risalirà, i primi due punti importanti per risalire li ha presi a Siena, è a meno 3. Ricordiamo che l'ultima retrocede direttamente, la terzultima e la penultima vanno a fare i play-out, quindi torniamo in studio. Arcangelo, questa classifica qualche preoccupazione ce la dà? Eh sì, sicuramente i due punti di sabato sera pesano in questo momento. Se noi avessimo vinto, ma insomma coi sessi no, non si ribaltano i campionati, però se noi avessimo vinto avevamo fatto 7 punti di vantaggio su Tortona, avevamo recuperato il gruppone davanti, però insomma andiamo a Rieti con una squadra insomma che abbiamo vinto, possiamo dire la nostra, anche perché te facevi presente di Latina che sicuramente sta facendo un campionato importante, però Latina non dimentichiamo che ci abbiamo perso in casa all'ultimo secondo, quindi tutte le squadre ce la siamo giocata, ce la giochiamo, stiamo continuando un percorso importante in casa, dobbiamo migliorare fuori casa, però ritorna al discorso, sicuramente i due punti di sabato pesano e non poco nell'economia attuale del campionato. Mauro, poi andiamo in pubblicità, bisogna tornare a vincere in trasferta perché non si vince dal 28 di ottobre a Cassino proprio. E il Rieti è un campo che negli ultimi anni c'è stato abbastanza favorevole, però è una partita difficile, loro sono in grande fiducia, hanno poi trovato il kicker, cioè Jones, che tutti conosciamo, ma lo davamo abbastanza in fase calante, invece sta tirando fuori la stagna veramente al fuoco per questa squadra reatina che ha perso Fraser, ha messo Adeboye, su cui si scherzava sulla pronuncia, però poi parliamo anche di quello, poi parleremo con Tommaso, ma insomma è una squadra difficile da prendersi, ha trovato diversi giocatori toscano, un giocatore interessante, Tomasini, insomma Gigli, ne parleremo più diffusamente, ma per noi diventerebbe vitale cominciare a muovere la classifica anche fuori casa, è una questione anche proprio di fiducia e questo darebbe sicuramente un gran colpo di adrenalina alla squadra, all'ambiente che insomma, ecco, rischia un po' di deprimersi nell'ottica di tutto quello che sta succedendo. Fra poco le parole di Filippo Macchi, direttore generale della Menzana Basket, in merito all'arbitraggio, e poi visto che abbiamo l'addetto agli arbitri della on sharing, parleremo e di quell'episodio e di tutto quello che è il momento della classe arbitrale nel campionato di Serie A2. Fra poco.